Benvenuti al consueto appuntamento con l'intervista. Quest'oggi ci occuperemo di giustizia, facendo in particolar modo riferimento ai procedimenti penali che in Italia sono troppo lunghi. Proprio in questi giorni è in discussione la riforma della giustizia. Proveremo ad analizzarne luci ed ombre, pregi e difetti, assieme ad un noto penalista del Foro Foggiano. Siamo qui in compagnia dell'avvocato Michele Vaira. Buonasera. Avvocato, in Italia i tempi processuali sono eccessivamente dilatati, eppure il principio del giusto processo è sancito all'articolo 111 della Carta Costituzionale, dove si fa proprio riferimento alla sua ragionevole durata. Ora, secondo lei, è stato disatteso quanto previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo? Beh, questo è il motivo per cui l'Italia ha collezionato numerosissime condanne dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio per l'eccessiva durata dei processi. Ci sono dei rimedi rispetto all'eccessiva durata che consistono in risarcimenti per le persone che, condannate o assolte, questo diciamo, rileva poco e nulla, subiscano un processo che duri per troppo tempo. I tempi non è che sono dilatati, perché non è che ci sono delle scansioni temporali tali da costringere un processo a durare così tanto. C'è un problema oggettivo, ci sono tanti processi per pochi magistrati, pochi cancellieri, solo gli avvocati sono in numero, diciamo, sufficiente per questi processi, ma non sono loro che ne scandiscono i tempi. Nel 1988 il legislatore cercò di porre un argine all'eccessiva durata dei processi. Proprio in quell'anno furono ipotizzati i cosiddetti riti speciali, abbiamo il procedimento abbreviato, il parteggiamento, che avrebbero dovuto definire circa il 90% del contenzioso pendente. Oggi, a distanza di più di 20 anni, quella riforma non ebbe il successo sperato. Perché? I termini di prescrizione che abbiamo avuto incastonati nel nostro codice penale per moltissimi anni sono stati via via ridotti, proprio per venire incontro alle emergenze anche per motivi meno nobili, collegate alle esigenze processuali di singoli imputati, diciamo, eccellenti. Tornando ai riti speciali, io concordo con questa analisi, perché del resto i numeri sono chiari. Non si è raggiunto quel 90% di riti speciali che corrisponde a quel 10% di dibattimento che è una quota fisiologica perché il sistema regga. Attualmente, sebbene ci sia un accesso, come dicevo, per certi reati abbondanti ai riti speciali, è sulla pletora di procedimenti che purtroppo non c'è un adeguato accesso al rito alternativo. Magari un paragone con gli Stati Uniti, con le prassi anche degli Stati Uniti e soprattutto con l'esecuzione della pena negli Stati Uniti, ma questo è un argomento che forse toccheremo alla fine, non invoglia particolarmente il rito speciale. Anticipo un concetto: negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni la premialità nella esecuzione della pena, cioè la possibilità di accedere all'affidamento in prova, al lavoro sostitutivo o ad altri benefici, invece di andare in carcere, è collegato inscindibilmente alla richiesta, alla scelta di un rito alternativo. Mentre invece a noi questi sono benefici che conseguono alla pena, sia se essa perviene a seguito di un rito alternativo, sia se perviene a seguito del dibattimento. Quindi uno cerca innanzitutto di difendersi nel modo più ampio possibile, anche puntando alla prescrizione, quindi cercando di dilatare i tempi in modo corretto e leale, perché chi fa uso del suo diritto non è scorretto, cioè anche cercare di allungare i tempi non prestando il consenso e ricominciando da capo il processo ogni volta che cambia il giudice è una strategia legittima, che viene seguita anche perché alla fine, quando si ha la condanna, innanzitutto c'è la possibilità della sospensione condizionale della pena se si è incensurati per pene basse, inferiori ai 2 anni, e soprattutto ci sono tutti i benefici in fase esecutiva, sia che si scelga il rito alternativo, sia se si sceglie il dibattimento. Cosa diversa accade nei paesi tipicamente anglosassoni, dai quali noi abbiamo ereditato questo tipo di rito che si chiama accusatorio, che prevede il dibattimento e la formazione in contraddittorio della prova. In quei paesi, come dicevo, ai riti alternativi, appunto il patteggiamento, e quindi a seguito di una consistente riduzione dei tempi processuali consegue un beneficio per una persona che ammette il reato
e lo ripara con forme diverse dalla carcerazione. L'azione penale è obbligatoria, così come sancito dall'articolo 112 della Costituzione. Ci può spiegare nello specifico come avviene? Nei fatti, la selezione dei procedimenti da trattare prima di altri, e quindi di poter ragionevolmente pensare di condurli a dibattimento, è affidata alla sensibilità dei singoli pubblici ministeri, perché nemmeno il procuratore capo è in grado di indirizzare formalmente la scelta dei fascicoli da trattare con priorità. Sia chiaro, e lo dico senza alcun dubbio, io della discrezionalità dei magistrati, sia della procura che dei giudicanti, mi fido molto, mi fido sempre, fino a prova contraria per singoli casi che sono, voglio dire, fisiologici. In ogni ambiente c'è una pecora nera, magari non sceglie in base all'obiettiva importanza del fascicolo, ma per esempio predilige i fascicoli in cui si lavora meno, in cui c'è meno impegno. Però tendenzialmente questo tipo di selezione è affidata a persone responsabili. Se però vogliamo passare dall'ipocrisia dell'azione penale obbligatoria rimessa nei fatti alla sensibilità dei singoli magistrati, nei confronti dei quali è bene avere tutti fiducia cieca a prescindere, perché altrimenti se non c'è fiducia nella magistratura la democrazia crolla. Se però vogliamo passare, ripeto ancora una volta per essere chiaro, dall'azione penale teoricamente obbligatoria a un'azione penale realmente facoltativa e normativamente facoltativa, è necessario farlo con leggi dello Stato assunte con maggioranze estremamente qualificate dal Parlamento, per evitare di rimettere nelle mani della maggioranza di turno delle priorità legate non all'obiettiva importanza dei reati, ma alle linee di politica criminale che rispecchiano le linee politiche dei singoli partiti al governo. E c'è il rischio, sempre su questa base diciamo discrezionale ad opera del legislatore, di impedire che vengano accertati dei reati anche particolarmente importanti e significativi per uno Stato, quali sono i reati contro la pubblica amministrazione. Facendo il solito paragone con le democrazie evolute e soprattutto con quegli Stati dove il procedimento penale accusatorio è più maturo rispetto al nostro, perché affonda le sue radici nel 1600, nel 1700, la facoltatività dell'azione penale non era offerta, non era concessa o garantita per tutelare i potenti da indagini di parte, ma semplicemente per scremare il carico giudiziario da quelli che vengono detti mids minor, stupidaggini in italiano. Come si concilia l'esigenza di giustizia cui una società civile ha diritto con la necessità che un processo sia celere ma allo stesso tempo efficiente? Allora, sia chiaro, l'obiettivo della giustizia penale non è quella di punire i responsabili. Sembra, voglio dire, siccome ci stanno ascoltando anche tanti privati cittadini, non solo dei giuristi, che naturalmente comprendono la portata di questa frase, sembra una bestemmia. In realtà il processo penale non serve per dare una condanna a un colpevole, ma serve per proteggere uno che probabilmente è colpevole, forse è colpevole, ma che secondo lo Stato, fino al momento in cui non vi è una sentenza di condanna irrevocabile, è presunto innocente. Cioè il processo penale serve per proteggere una persona dal rischio di una condanna ingiusta. Perché voglio dire, è molto più grave che una sola persona innocente vada in carcere e non che 10.000 criminali vengano rimessi in libertà. Cioè, questo è l'ordine dei valori in gioco, ed ecco perché spesso uno non riesce a comprendere appieno il ruolo della difesa. E spesso non riesce a capire il perché di tanti meccanismi processuali che sembrano bizantini, ma in realtà servono per proteggere una persona da un rischio di una condanna ingiusta. Un rischio che è altissimo in ogni processo, e tanto più è alto il rischio di una condanna in termini di pena, tanto più la valutazione degli elementi di prova deve essere fatta con attenzione. Il che significa non farlo con calma, perdendo tempo, perché spesso, essendo il processo di per sé una pena, molti imputati che si dichiarano innocenti, che lo sono, che aspettano una sentenza, naturalmente preferirebbero averla nel minor tempo possibile. Quindi sia chiaro,
Il principio del 111 non è di un processo breve, istantaneo, perché Dio ci scampi da un processo breve, frettoloso. Parla solo di una durata ragionevole. Ragionevole è diverso da breve. Certamente in questa fase i tempi non sono ragionevoli nella stragrande maggioranza dei casi. Chiaramente, quando le persone sono detenute, tendenzialmente, almeno la realtà di Foggia, ma io giro un po' tutta l'Italia, i processi a carico di detenuti obiettivamente vengono fatti entro termini ragionevoli. Non mi sembra di poter dire che un processo a carico di persone in vinculis, in carcere, venga fatto in tempi assolutamente irragionevoli. Quindi da questo punto di vista non sarei così drastico. Chiaramente per i processi con persone a piede libero i tempi si allungano in modo spaventoso. L'Italia è anche un paese di paradossi. Ha fatto molto discutere la sentenza intervenuta qualche tempo fa che ha definito il processo di Via Poma, dove appunto Busco è stato condannato a 24 anni di reclusione. Ma ora io le chiedo, che giustizia è una giustizia che arriva dopo tanti anni? Vabbè, lei ha fatto un caso molto specifico, io non posso per ovvi motivi parlarne, primo perché non lo conosco, ma comunque perché riguarda posizioni processuali che vengono seguite da altri colleghi. Però è un dato di fatto, e parlo dal punto di vista del lettore, del telespettatore, che la cronaca ci dice che sono emersi degli elementi di prova che scientificamente non erano apprezzabili al momento dei fatti o nell'immediatezza o durante le prime indagini. Sembra, da quello che ho appreso dalla televisione, che le indagini abbiano avuto una svolta a seguito di ulteriori indagini di tipo scientifico con mezzi che la precedente conoscenza e lo stato dell'arte in quel momento non consentiva. Le prove scientifiche a distanza di tanti anni, mi riferisco ad esempio al test del DNA, che valenza assumono? Sono ancora attendibili? Voglio dire, c'è un rapporto molto particolare tra scienza e diritto ed è un rapporto che in Italia, salvo casi sporadici di giuristi illustri come Federico Stella, è stato sempre sottovalutato, a differenza di altri stati. Io sono reduce proprio dal congresso annuale dell'American Academy delle Scienze Forensi e lì, in questi paesi, dove la prova scientifica è certamente più avanzata rispetto a noi per le tecniche, ma soprattutto per le prassi, per le procedure di conservazione di reperti, per l'analisi, per la valutazione che viene fatta nei pubblici dibattimenti su tutti gli aspetti che riguardano la prova scientifica. In Italia siamo molto indietro, però voglio dire, l'analisi, l'attendibilità della singola prova è questione che viene affidata al singolo giudice nel valutare le emergenze che vengono proposte dal singolo scienziato. Quindi naturalmente quando si parla di DNA ormai si è raggiunto un livello di certezza certamente superiore a quello di 20 anni fa, dove si faceva una valutazione tipo statistico. Adesso una prova del DNA dà dei risultati abbastanza certi. Però quello che dice lei, probabilmente arrivo al punto che voleva dire senza essere troppo diretta, che il problema è nella conservazione dei reperti. Il rischio di contaminazioni è molto alto se non vengono seguite tutta una serie di procedure che purtroppo, e questo è un limite della nostra legislazione, della nostra giurisprudenza, non hanno ancora dimora nei nostri tribunali. Però voglio dire, con un po' di impegno, se una volta tanto si parlasse di legge non solo a carico di una persona e dei suoi problemi, si parlasse dei problemi di tutti, penso che in questi 10 anni avremmo fatto qualche passo in più da questo punto di vista. Proprio in questi giorni è in discussione la riforma della giustizia che il Premier definisce come epocale. Avvocato, potrebbe andarci a spiegare nello specifico come andrà ad innovare il sistema processuale e quali saranno i pregi e i difetti di questa riforma che viene prospettata come rivoluzionaria? Sarei orientato a fare del sarcasmo, ma non lo faccio per rispetto a lei e ai telespettatori. Non so cosa ci sia di miliare in una riforma a costo zero, perché qualunque riforma a costo zero nel nostro paese non serve a nulla, significa rimescolare le carte. Ed è evidente che questa riforma ha un carattere punitivo nei confronti dei magistrati e soprattutto di quelli che mi sembra di poter dire che fanno semplicemente il loro dovere. I punti sono tre.
essenzialmente. La divisione, la separazione delle funzioni, o meglio delle carriere, tra PM e giudici, che è una cosa sulla quale io non sono contrario, però sia chiaro, sarebbe la ciliegina sulla torta di una riforma che porta nuovi strumenti, nuovi mezzi e un apporto di risorse considerevoli, una scrematura dei processi inutili, dei reati veramente di minimo allarme sociale. Rispetto a questo, anche una separazione delle carriere, che alla fine sarebbe anche scritta nella Costituzione questa separazione, tutto sommato sarebbe una cosa positiva, ma non è quello il motivo per cui la giustizia non funziona. Né tra l'altro penso che sia un problema concreto, è solo un problema, è solo una questione di immagine, è una questione culturale, che a lungo andare il giudice si vede quale tutore e protettore dell'imputato, mentre invece adesso culturalmente il giudice è quello che cerca a tutti i costi la verità. Nei processi, nei paesi tipicamente di stampo accusatorio, con un processo di stampo accusatorio, il giudice non si vede quale ricercatore di una verità a tutti i costi, si vede come garante delle regole, come persona disinteressata all'esito del processo. Ed è in questo senso che l'unica cosa, dico non negativa, perché dirla positiva sembra darle troppa importanza, della riforma della giustizia è appunto in questa separazione. Punto. Io personalmente, nella mia esperienza di tutti i giorni, perché poi questa riforma è stata spiegata dicendo non è tollerabile che pubblici ministeri e giudici si diano del tu e poi vadano a occupare parti diverse. È una sciocchezza colossale. Al di là del fatto del tu, capita anche a molti avvocati, dare del tu a dei magistrati che magari si conoscono da bambini, ma non è questo il problema. Io ho visto persone, mi sono trovato di fronte a casi anche abbastanza importanti, come un caso di corruzione internazionale a Milano, era un abbreviato, c'era un pubblico ministero, tra l'altro molto autorevole, era lo stesso del caso Mills, di quello che di quell'avvocato condannato per falsa testimonianza in un noto processo proprio a carico di Berlusconi, che ha atteso l'arrivo del giudice prima del processo dove io ero difensore dell'imputata. È arrivato il giudice, avvocato, un attimo, andiamo a prendere il caffè, abbracciati, ridevano, scherzavano, inizia il processo, la procura fa una arringa lunghissima, insistita, proprio per convincere il suo collega, il suo amico, posso dire, si chiamavano per nome. Il giudice: mi lascia parlare tutto il tempo che voglio, facciamo le repliche con questo PM aggressivo che si vedeva, essendo un processo mediatico, quello Oil for Food che riguarda la corruzione di alcuni funzionari iracheni, ci teneva perché aveva puntato molto su quelle indagini, aveva ottenuto anche dei risultati importanti. Alla fine il giudice, nonostante questo rapporto, io ero del tutto sconosciuto ai due magistrati, in particolare al giudice che giudicava, un rapporto di totale formalità, con l'altro magistrato si conoscevano forse da 30 anni, ebbene il giudice ha dato ragione alla difesa perché ha ritenuto che la tesi della difesa fosse più convincente di quella dell'accusa. A Foggia non ne parliamo, perché voglio dire, abbiamo un settore GIP che è estremamente autonomo e autorevole rispetto alla procura. Difficilmente qualcuno ha sostenuto che i magistrati del dibattimento o del GIP si siano appiattiti alla richiesta della procura. Questo non è mai avvenuto. Probabilmente qualcuno vorrà sostenere che ci sia questo appiattimento in altre procure, ma sarà comunque soltanto una singola patologia. Non è il problema della giustizia italiana, è una scusa, è un pretesto per sottoporre i magistrati dell'accusa all'esecutivo, per dare loro degli ordini. E in questo senso vi è l'altra idea balzana di svincolare, di separare la polizia giudiziaria dal pubblico ministero, cioè di renderla autonoma nelle indagini. Perché? Perché la polizia giudiziaria, si chiami essa carabinieri, polizia, finanza, essendo dipendente dai singoli ministeri, potrebbe essere più facilmente condizionabile per via gerarchica, mentre invece i magistrati, e questa è una peculiarità irrinunciabile per l'Italia, hanno e devono mantenere una loro assoluta indipendenza. Facendo il solito paragone,
con altre realtà, parliamo dell'America, parliamo della Gran Bretagna. C'è la figura del procuratore che è eletto dal popolo, ma loro se lo possono permettere, per tre motivi. Primo, perché loro hanno un senso morale e etico dello Stato che noi ci sogniamo. Secondo, perché lì c'è una stampa libera, che informa di tutto ciò che succede. E i cittadini americani non perdonerebbero mai a un procuratore da loro eletto che facesse rivolgesse un trattamento di riguardo a un politico del loro stesso partito. Mentre in Italia c'è una cieca adesione: se io voto destra, se mi tocchi un politico di destra, sei un magistrato di sinistra, e viceversa. L'elettore si identifica totalmente nel politico. Qualunque persona si mette in contrapposizione con costui è un nemico. In America c'è una pubblica opinione probabilmente un po' più matura di quella italiana, che consente quella che si chiama check and balances. Sì, è vero che c'è l'eleggibilità, ma c'è comunque una pubblica opinione che sta molto attenta. È una stampa che fa da cane da guardia, che fa da cane da guardia a certi squilibri. Il terzo motivo è che c'è un senso dell'indipendenza che premia in America. Se un magistrato si dimostra indipendente rispetto alle stesse persone che lo hanno sostenuto, può arrivare a fare il procuratore generale degli Stati Uniti. In Italia sarebbe l'esatto contrario, tornerebbe a fare probabilmente il giudice di pace in periferia. I giudici esprimono molta perplessità in merito alla riforma così come prospettata. I membri del CSM sostengono che i processi a rischio di estinzione saranno dai 4.000 ai 5.000. Al contrario, il Guardasigilli sostiene che a morire in maniera violenta sarà soltanto l'1% dei processi. Lei cosa ne pensa? Questo non lo posso prevedere. Sicuramente ci saranno dei problemi non giustificati da una reale esigenza. Cioè, non si può dire azzeriamo questi processi ora senza offrire delle modifiche sostanziali dei numeri della giustizia. Non si può dire, perché voglio dire, è inutile prendersi in giro. Il motivo di questa riforma, in particolare della prescrizione, è dettata da esigenze singole di una persona. Non faccio un ragionamento politico. Nessuno saprà mai qual è la mia idea politica, anche se qualcuno pensa di poterla interpretare da quello che... Faccio ragionamenti giudiziari, da avvocato, che oggi difende un imputato, ma domani difende una parte civile. Oggi difende un indagato, domani difende una persona offesa. Persone che non solo sono accusate di averli commessi i reati, ma che li subiscono. E quindi una prescrizione è una falce che favorisce molti indagati, ma sfavorisce anche le persone offese. Ma è soprattutto un senso di giustizia che mi porta a sostenere che un'ulteriore riduzione della prescrizione, magari proprio sartoriale, per gli ultra 65 anni, però penso che questa idea sia stata rimossa dal progetto di riforma. Quindi penso che sia non più attuale questa idea di ridurre ulteriormente la prescrizione, perché si sono vergognati quegli stessi parlamentari che l'avevano proposta. Tra i procedimenti a rischio di estinzione ce ne sono molti tristemente noti all'opinione pubblica, ecco mi riferisco al crack della Parmalat o ancora all'incendio di Viareggio del 2009. Se effettivamente dovessero estinguersi, quale impatto potrà avere sull'opinione pubblica questo fatto? Questo non lo so, perché è un'opinione pubblica, ripeto, che ha un vizio di fondo, che non è correttamente informata. Il grido di dolore di quelle famiglie che hanno perso tutto nel crack Parmalat non penso che avrebbe una eco particolarmente significativa in Italia. Però il problema che dicevo prima, queste prescrizioni non giustificate da... Perché sono processi complicati. Solo per fare le copie degli atti per tutte le parti coinvolte ci sono voluti 6 mesi. Non si può dire che per quei tipi di reati ci debba essere una prescrizione accorciata. Facciamolo per la guida in stato di ebbrezza, non per un reato di così grave impatto sociale come il crack della Parmalat. Quindi non scherziamo, voglio dire, io non so quale impatto ci sarà sull'opinione pubblica. Certamente sarà un impatto molto grave su persone che sono affidate alla giustizia per avere un ristoro. All'estero, ma anche nel resto del mondo, l'Italia viene guardata con un certo sospetto, perché pare che nel nostro paese non vi sia la certezza della pena. Ecco, a suo avviso, ci sono dei paesi particolarmente virtuosi nel campo della giustizia che sarebbe giusto emulare? Allora, bisogna fare
chiarire un concetto, perché spesso dietro questi spot, queste frasi ad effetto, tipo non c'è certezza della pena, c'è un'ignoranza di fondo che deve essere colmata da parte della pubblica opinione, perché non tutti hanno fatto un corso di laurea in giurisprudenza, non tutti neanche hanno fatto, voglio dire, un corso di diritto alle superiori. Cosa significa certezza della pena? Sembra quasi da questa, da come viene posta questa frase, che alla fine del processo uno viene condannato a 3 anni di reclusione, un giudice tira una monetina, se esce testa sconta gli anni di reclusione, se esce croce no. Non è così il discorso. Certezza della pena significa che dopo 3 gradi di giudizio c'è una pena da scontare, ok? Dopo il primo grado, il secondo grado e la Cassazione. Noi abbiamo 3 gradi di giudizio perché abbiamo un alto tasso di garanzia e questo è uno dei pochi motivi di orgoglio della nostra, del nostro sistema giuridico, proprio per preservare da un rischio di un errore grave, qual è quello di togliere la libertà a una persona, ci sono 3 gradi di giudizio, 2 di merito e 1 di legittimità. I primi 2 giudici, cioè il Tribunale e la Corte d'Appello, valutano se il fatto si è verificato, se è conforme alla norma. La Cassazione valuta solo se sono state applicate bene le norme di procedura e le norme sostanziali. Dopodiché viene la fase dell'esecuzione della pena. E ci sono degli strumenti previsti sia dal codice penale sia dalle leggi speciali in materia di esecuzione della pena che offrono una serie di possibilità al condannato. Innanzitutto, ed è questo forse, sarebbe il caso di dirlo, l'interpretazione corretta del concetto di certezza della pena. Se uno è condannato a una pena fino a 2 anni di reclusione, a meno che non sia un pregiudicato o abbia avuto, voglio dire, un comportamento talmente grave, anche scorretto processualmente, tale da non meritarlo, ha la sospensione condizionale della pena. Che significa? Se ti comporti bene per un tot numero di anni, non sconti questa pena, cioè rimani libero, però sai che c'è questa spada di Damocle. Se commetti un nuovo reato e vieni condannato a una pena che, sommata a quella precedente, non superi i 2 anni, puoi beneficiare di una nuova sospensione condizionale della pena, adesso a determinate condizioni. Se invece prendi una seconda pena, sforando questo tetto dei 2 anni, sconti entrambe le pene. Quindi magari 1 anno per la prima pena, 2 anni per la seconda, sconti 3 anni di reclusione. Questo è il primo aspetto, il primo vantaggio, il primo beneficio processuale, che in un certo senso va contro quel principio, tra virgolette, perché per me non è un principio, di certezza della pena, è solo una semplificazione giornalistica. Se invece uno viene condannato a una pena superiore ai 2 anni, ma comunque entro i 3, può avere una serie di misure alternative alla detenzione. Può avere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Che significa? Per farla molto semplice, perché non è una lezione né di diritto né di procedura penale, ma è un'intervista, però per far capire che significa che non c'è certezza della pena, questi sono dei benefici, sono dei diritti, sono delle opportunità che vengono date ai condannati, perché il fine della pena non è di punire, ma è di rieducare il reo. La nostra impostazione culturale, ma dico anche religiosa, è quella di dare una seconda possibilità di recuperare. Nei paesi anglosassoni, dove c'è una maggiore, tra virgolette, certezza della pena, essendo anche influenzati, anche dal punto di vista religioso, da una visione diversa del mondo, puntano più alla pena, nel senso di ristoro nei confronti della società di ciò che hai fatto di male, quindi di punizione, di sanzione. L'affidamento in prova, così come la semilibertà o gli arresti domiciliari, sono dei modi diversi di scontare la pena. Con l'affidamento in prova uno dimostra di avere un lavoro, di comportarsi bene, seguito dai servizi sociali, si dedica a opere di pubblica utilità e non sconta il carcere. Così come la semilibertà significa stare parzialmente in carcere e poi andare di notte, per dire, e di giorno andare a lavorare. Qui sto semplificando. Tutti questi strumenti servono per favorire la rieducazione del reo. Così come i permessi premio. Decorso un certo numero di anni, una persona può uscire dei singoli giorni per stare con la famiglia e poi tornare in carcere. Questo è certezza della pena. Io devo dire, da questo punto di vista, non mi sento di fare un paragone con altri stati, con quello spirito di ammirazione.
perché sono realtà diverse, sono concetti totalmente diversi. In America una persona, se conclude un dibattimento il giorno della condanna, se ha una condanna 12 giorni di carcere, lui va per 12 giorni in carcere, può fare anche appello, ma gli verrà fissato dopo questi 12 giorni di carcere. Tra l'altro la sentenza è immediatamente esecutiva, l'appello non sospende i termini della condanna, in Italia invece uno va in carcere dopo 3 gradi di giudizio. Sono dei presidi di civiltà, di garanzia, che io non mi sento di invidiare ad altri, anzi sono felice che ci siano in Italia, perché sono espressione di una maggiore cultura giuridica che affonda le sue radici, voglio dire, nel diritto romano. Quindi non abbiamo nulla da invidiare. Rispetto alla possibilità che una persona per una stupidaggine stia 12 giorni in carcere, o un mese o 2 mesi, con un rischio criminogeno che deriva dall'incontro con altri pregiudicati, io preferisco le nostre misure, che magari tra virgolette incidono su quella che giornalisticamente è chiamata certezza della pena, che però danno delle possibilità di recupero anche a chi si è macchiato magari di certi errori. Devo però fare una precisazione, perché spesso si tende a confondere la certezza della pena con la certezza della carcerazione e della misura preventiva. Sono due discorsi distinti e separati. Una persona può essere anche incarcerato prima della condanna definitiva, quando vi sono innanzitutto dei gravi indizi a suo carico, ma vi siano anche delle esigenze particolarmente importanti di cautela, c'è il rischio che uno fugga, che minacci dei testimoni o che commetta nuovi reati. Bene, su questo c'è molto ci sarebbe molto da discutere, però non possiamo farlo, perché dobbiamo semplicemente dire che sono due cose diverse. La cautela c'è fin quando è necessario proteggere la comunità da questi rischi immediati. Dall'altro c'è la pena, che avviene solo dopo i 3 gradi di giudizio. Le leggi di questi anni hanno sottratto, purtroppo, anche in certe materie delicate, ma sempre per motivi di illusione ottica nei confronti della pubblica amministrazione, hanno sottratto discrezionalità ai magistrati. Una discrezionalità che, secondo me, è sempre un vantaggio per gli imputati e non viceversa. Avvocato, lei ha appena detto che crede nella rieducazione del condannato, eppure questo potrebbe sembrare, diciamo, in netta contrapposizione col fatto che in Italia le carceri sono a volte invivibili. Questo spiega perché molto spesso la gente si suicida, i condannati non riescono comunque a tollerare la difficile situazione carceraria. Le sembra un paradosso? Perché io credo moltissimo in questi presidi, in quello che i codici prescrivono, in quello che è il fine ultimo della sanzione penale. Il problema è porre concretamente in essere questi presidi di democrazia, di civiltà. Se mancano i fondi per poter pagare gli assistenti sociali, per andare in carcere e soddisfare alle richieste di queste persone, che vorrebbero partecipare a una rieducazione ma spesso non ci riescono. Non vorrei far vedere certe lettere per non violare il segreto defensionale, però ci sono detenuti che lamentano l'assenza di queste figure che istituzionalmente dovrebbero essere presenti nel carcere. Ma perché non ci vogliono andare? No, non è questo il motivo. Il problema è che sono pochi rispetto al numero dei detenuti, che sono stipati in celle inadeguate per capienza, per servizi, per pulizia. Dobbiamo renderci conto che i soldi investiti per soddisfare quelle che sono comunque esigenze di persone che, per quanto abbiano commesso dei crimini, hanno il diritto fondamentale di essere umani, a essere rispettati nella loro dignità, a prescindere da qualunque azione riprovevole abbiano commesso. Mancano questi fondi, non possono essere offerti certi servizi, e quello che teoricamente è scritto di molto nobile nei nostri codici, nella realtà dei fatti spesso viene meno nella pratica, anche, purtroppo devo sottolinearlo, dal punto di vista medico, perché le condizioni sanitarie delle carceri sono penose, e in questo si scrive purtroppo quella piaga dei suicidi che purtroppo è una cosa che non può essere smentita. Per fortuna, devo dire, la mia carriera non è mai capitato che il mio cliente si sia suicidato, perché mi rendo conto che la vivrei veramente molto male. Mi auguro che ciò non accada mai. E ho avuto modo di parlare con colleghi che invece hanno subito un dramma, perché è un dramma, come quello di avere un proprio assistito che si suicida.
Tra i mezzi di ricerca della prova pare venga utilizzata troppo di frequente l'intercettazione, eppure è soggetta a una doppia riserva di legge, ha bisogno del parere motivato dell'autorità giudiziaria, nonché della presenza di gravi indizi. Secondo lei si fa un uso distorto dell'intercettazione? Perché, ripeto, molte considerazioni che sembrano essere di stringente attualità, secondo me sono solo frutto di speculazioni con un chiaro fine politico. Le intercettazioni vengono usate nei processi in cui è necessario usarle, sono quelli di droga, sono quelli di mafia, essenzialmente quelli per i reati contro la pubblica amministrazione, sono dei tipi di reati in cui i testimoni non esistono e non esisterebbero mai. Io non penso che venga fatto un uso distorto. Naturalmente, laddove ci sono delle patologie, noi avvocati siamo i primi ad evidenziarle. Se queste intercettazioni sono state fatte contro legge, se queste intercettazioni sono state fatte in virtù di decreti anche formalmente inefficaci, le garantiamo che noi facciamo il pelo e il contropelo a ciascuno di questi decreti. E quando ne abbiamo la possibilità, con grande soddisfazione facciamo dichiarare inutilizzabili queste prove, perché è l'obiettivo della nostra attività professionale. Ma non penso che istituzionalmente ci sia un abuso. Spesso si fa il paragone, lo facciamo ancora una volta, con gli altri stati, però un paragone che non è molto corretto, perché viene fatto con gli Stati Uniti e con le intercettazioni che vengono fatte ufficialmente nell'ambito delle indagini, mentre invece in America c'è un uso abbondantissimo di intercettazioni da parte delle agenzie, dell'FBI, del CBI, della DEA, Drug Enforcement Administration, che vengono fatte al di là di queste formalità. Quindi lì c'è davvero un abuso. Però poi i pubblici ministeri americani hanno una possibilità che i nostri non hanno. Hanno la possibilità, e mi è capitato proprio per un mio caso, di garantire l'immunità a un imputato a patto che riferisca e sia testimone nei confronti degli altri. E questa loro grande possibilità è di fatto un'intercettazione, cioè uno strumento che si parifica come potenza invasiva all'intercettazione, da loro uno strumento che i nostri non hanno e sono costretti ad utilizzare l'intercettazione, che comunque vengono usati solo per certi reati gravi e naturalmente la gravità dei reati che consentono di scoprire pareggia assolutamente il dispendio economico che comunque comporta. Avvocato Vaira, cosa ne pensa dei processi mediatici? Mi riferisco al fatto che molto spesso gli stessi parenti delle vittime, nonché alcuni difensori, paiono non sottrarsi agli onori della cronaca. Allora, io che ho rapporti quotidiani con la stampa, perché è naturale che ci sia un'opinione pubblica che chiede conto di quello che accade, di quello che succede, ed è anche giusto spesso esprimere il punto di vista delle persone imputate. Solitamente dal mio punto di vista, cioè per quanto mi riguarda, rilascio una breve dichiarazione al momento dell'arresto o della conoscenza dell'indagine e una dopo la sentenza. Quindi questo è il mio rapporto con la stampa, tranne casi eccezionali dove non c'è l'aspetto processuale ma c'è un aspetto di pubblico interesse particolarmente importante, come fu per il caso dei coniugi Marasco, tutta Italia se ne occupò, il bambino nato con la sindrome di Potter, lì c'era da dare una risposta chiara, non poteva essere affidata ai si dice, in quel caso si fa una conferenza stampa, ma nella stragrande maggioranza dei casi i cronisti di giudiziaria bravi, Foggia ce ne sono alcuni, sono dei fuoriclasse, sanno, a prescindere da quello che dicono gli avvocati, inquadrare il caso e dare le informazioni strettamente necessarie. Lei fa riferimento probabilmente a questi casi che ormai vanno al di là dell'aspetto processuale, perché si parla di questi casi man mano che le indagini sono in corso, cioè mettendo a disposizione dell'opinione pubblica degli elementi che se noi avvocati andassimo a chiedere di poter ottenere dal pubblico ministero ci sarebbero negati in malo modo, dicendo ma come vi permettete di chiederci i verbali dell'interrogatorio? Cioè, ma guardi, pubblico ministero, io ho partecipato e solo per... Non possiamo averli, sebbene abbiamo partecipato a questi atti. Questi stessi atti sono stati messi a disposizione della televisione, man mano che questi atti venivano confezionati. Le colpe non so
di chi siano, se del pubblico ministero, del cancelliere, dell'avvocato, di tutte queste parti, io non lo so e non lo voglio sapere. Fatto sta che la colpa principale è nel cinismo totale della televisione, che non vede questi come casi di pubblico interesse, li vede come produzioni televisive, né più nemmeno che il Grande Fratello o altre fiction. Per loro è una produzione televisiva, è un modo per fare ascolti a costo zero. Purtroppo c'è gente che si presta in modo esagerato, perché una partecipazione a porta può piacere a tutti, ma non una presenza costante, dicendo al pubblico delle cose che non devono essere dette se non prima ai magistrati. Questo non è assolutamente tollerabile. Fanno bene i consigli degli ordini a prendere provvedimenti nei confronti di queste persone, o dovrebbero farlo magari anche, dovrebbe farlo il CSM nei confronti dei magistrati che emettono pareri senza conoscere le carte, pure ospiti di queste trasmissioni. Così come in generale la televisione dovrebbe avere la maturità di dire e di sottolineare quali sono i processi di pubblico interesse. Quelli che riguardano politici accusati di aver rubato, quelli che riguardano i problemi di più largo interesse, o vogliono continuare in televisione a solleticare la curiosità morbosa del cittadino sul corpo di Yara, sulla ferita, su questioni che a stento noi avvocati dobbiamo affrontare, perché lo devono fare i nostri consulenti. Quindi questo è il problema. Si è creato un immenso serial TV in cui c'è il delitto di, ma alla fine tutto quello che si dice là dentro col processo non ha niente a che vedere, è una produzione televisiva, se vogliamo interpretarlo come processo mediatico. Io sarei più per rendere pubblici, creare delle trasmissioni in cui si parli di processi che riguardano fatti obiettivamente pubblici, che riguardano, detto in parole povere, il nostro portafoglio, di noi contribuenti che andiamo a sovvenzionare i politici che ci governano. Avvocato, la ringraziamo per la disponibilità e soprattutto per la chiarezza con la quale ci ha illustrato un tema molto delicato, quale quello della giustizia, e soprattutto la ringraziamo per averci messo a disposizione la sua personale esperienza. Si figuri, è stato un piacere.